trasmissione è stata a pieno ritmo quella di Marco Rancati. Il cantante piacentino ha presentato a Telelibertà con l'entusiasmo di sempre i progetti in cantiere, a partire da un'originale versione di O Sole Mio in inglese. C'è una versione in inglese di O Sole Mio. Questa qui invece è prodotta dalla 3 Sound, che è un'etichetta sempre discografica di Rimini. E anche qui in autunno gireremo il video di questa versione, è molto particolare, con archi e chitarre rock. C'è poi un inedito da presentare in ottobre con una reunion degli Animali Rari, il gruppo guidato per 20 anni. Ho rincontrato Andrea Fornelli, che è l'attuale chitarrista degli Stadio, con il primo batterista degli Animali Rari, Elder Stefanini, e così, un po' per scherzo, così, ho cominciato a parlare degli Animali Rari e Andrea mi ha detto: perché non facciamo un inedito? E io ho detto subito di sì, perché chiaramente il progetto Animali Rari è un progetto che è durato 20 anni, poi per 3 anni ha avuto uno stop, adesso con questa nuova idea di un inedito ci ributtiamo in pista, quindi l'8 di ottobre saremo al Teatro Presidente a presentare questo nuovo singolo e suoneremo anche tutto l'album vecchio. Infine, un altro inedito in inglese da lanciare a settembre con la formazione attuale, gli Shout. Questo inedito è prodotto da Daniele Volante e Alessandro Bellomarini, che hanno un'etichetta indipendente a Roma, si chiama Scuderie Musicali. È un inedito in inglese, un genere, vabbè, non dico niente, sarà una sorpresa quando uscirà. Si chiama The Broker,